È ora nelle sale il film Un giorno questo dolore ti sarà utile, tratto dall'omonimo romanzo per la regia di Roberto Faenza. Il nostro Lorenzo Ormando ha incontrato il regista e uno degli attori protagonisti, Stephen Lang. Io penso che oggi gli scrittori, in particolare gli scrittori moderni come Cameron, sono in realtà quasi degli sceneggiatori, per cui anche il romanzo aveva una specie di struttura cinematografica che non è stata difficile da portare sullo schermo. Se fosse sempre breakfast sarei felice. Ancora sintonizzato sui miei sogni, impreparato a tuffarmi nella realtà. La tua vita è un gioco, James. No, ho un padre che sta per fare un intervento estetico. Una madre il cui matrimonio è durato appena un weekend. Una sorella che scrive le sue memorie all'età di 23 anni. Come si scrive facsimile? Non c'è la X? No. Allora perché fax ha la X? Perché il mondo è crudele e assurdo. È vero, il romanzo ha un suo intimismo che non è facile descrivere. Io ho cercato di spettacolarizzarlo di più, soprattutto ho cercato di dare a New York una presenza fisica che stesse al pari dei protagonisti, per cui la città è anche un po' protagonista. Non puoi ordinare insalata come piatto principale? Perché no? Non è da maschietti. Cercherò in futuro di ricordarmelo. James, ti posso fare una domanda? Non ho sufficiente energia da potertelo impedire. Sto parlando seriamente. Tu sei... Tu sei gay. Ma del romanzo mi ha colpito il fatto che è una storia di grande attualità, è una specie di... quando noi leggiamo Omero lo troviamo sempre vicino a noi, no? Anche se è stato scritto migliaia di anni fa. L'attualità è questa conflittualità che c'è tra un mondo degli adulti in passato e il mondo degli adolescenti in domani. E questo ragazzino che non vuole perpetuare il mondo degli adulti, non vuole arricchirsi, non vuole diventare famoso, non vuole fare come il padre che a 50 anni colleziona ragazzine, o come la madre che colleziona i mariti, il terzo l'ha appena lasciato a Las Vegas in luna di miele, o come la sorella che già vuole scrivere a 20 anni le proprie memorie, insomma non vuole diventare come loro. E vorresti mandare me da una stritta cervelli? Per favore, possiamo fare una pausa? Certo. Quindi mi stavi dicendo che tutti ti dicono che non sembri un ragazzo normale. Vuoi ballare? No. Ad alcune piacciono i solitari. Che cos'è questa storia che non vuoi più andare all'università? Non c'è motivo di studiare delle cose che non mi interessano per niente e finirei col dimenticare subito. The perspective that an Italian brings to New York is different. Why is it different? Because you see Americans, you see us historically, I think, in a different way, whether it's an idealized way or an over-cynical way. It depends on the director, I think, but you always bring, you have an idea what it is to be American that is different than we have from the inside. Mr. Rogers, come sta? Per favore, non chiamarmi Mr. Rogers, lo detesto. Chiamami Barry. Mamma è dallo strizzacervelli per una delle loro sedute d'emergenza notturne. Vabbè. Tua madre mi ha chiesto di portare via le mie cose, perciò vado. You know, I take nothing for granted. I always think that you have to be evolving. If you're not getting better or not changing, then you're petrifying. Mm-hmm. And I think over the last few years, there's a certain element of my work which has become very stable, this sort of tough thing that I'm doing. And that's one of the reasons that playing a role like Barry Rogers in this film, albeit a very small role, is a good thing. It's fun. It's a good thing for me to do, to develop mentally, because I can sort of exercise some of the other aspects of my personality. There's a weakness to this character and a vulnerability and a kind of a pathetic quality that I haven't played in a other number roles. Of years. And so it's a good thing to do. Oh, io non gli ho rubato proprio niente, no. Noi siamo sposati. Hai mai sentito parlare di comunione dei beni? Speravo di fare una bella vincita. L'avrei portata fuori
In un ristorante di lusso avremmo bevuto champagne e mangiato uova di pesce. Voleva dire caviale, no? Loro dicono, ah, ma questo è un diverso, è un disadattato. Addirittura pensano di farlo curare e di guarirlo, mentre invece andrebbero curati loro. Ecco, James immagina un domani diverso, non sa quale sarà, perché non si può sapere cosa è il nuovo, cosa ci attende nel futuro, lo dice anche lui. Ho solo 17 anni, come posso sapere quale sarà il mio domani? Però questo domani diverso sappiamo, capiamo, lo vediamo nel suo cuore, non sarà come quello del passato. Questo per me è la cosa più bella di questo racconto. James è un indignato antesignano, cioè non, è veramente, prova ribrezzo per il mondo, questo mondo che sta cadendo a pezzi, e si immagina un mondo più bello. Ma ho 30 anni, mi sono laureato a Stanford e ho una specializzazione alla Sorbona. Ho chattato con te stamattina. Esattamente. Ti è andato a puttane il cervello, James. Le passioni vanno coltivate. Tesoro, devi cercare di ottenere le cose che vuoi. Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ci vediamo, ragazzi. Al cinema.